vabbè. Fidi, dove sei? Morto. Mi hanno cecchinato. Ai coglioni, era un laser. Bentornati, regà. Qua è Savix che vi parla. L'altro giorno erano rimasti che ci aveva fatto esplodere il laser, un po' per la connessione, un po' per le lobby che laggavano un pochettino. Ragazzi, il risultato è stato questo. Quella cosa fantastica che dopo che ci ha sparato e ovviamente comunque sia rotto le scorte con il laser, questo se n'è andato. Questo se n'è andato, ragazzi. Quindi voleva proprio solo che rompere il cazzo. Continuiamo con il video. Bella, regà. Amico, l'ho detto prima, eh. L'ho detto prima, sì, devi star zitto. Non te lo fai neanche il capo. Dovevamo comprare il Night Shark, eh. Abbiamo sbagliato. I miei coglioni, presente quanto costa? Io non ce l'avevo neanche. Uno dei due doveva sacrificare. Io non ce l'avevo neanche. Io sì, potevo prenderlo, cazzo. Arriva. Dai, ma non puoi. Vai. Mettiti sotto che ti raggiungo. E quella l'idea. Cioè, ragazzi, in poche parole a questo punto, sto stronzo, perché possiamo solo chiamarlo così, cosa è successo? Ci ha rotto le scorte, convinto che ce l'avesse spaccate, poi se n'è andato e ci ha lasciato perdere. Quando ha visto sulla mappa che una delle due scorte era ancora attiva, lo stronzo è tornato a rompere le palle, ragazzi. Ed è successo questo. No, non ci arrivo. Dai, ma preso. Sì, ma non ha distrutto le scorte, ma è scornato. Guarda, è ingiocabile. Ah, gli interessano le scorte a lui. Basta. Non lo prendi di quella, corretto per lui. Perché non posso neanche sparargli, perché non ho niente. Guarda che scappa appena lo agganci. Vai a prendere, lo distrago io. Il bello che sto coglione, raga, non era manco capace a usare il laser. Perché appena si sentiva il BBBB del mio lanciarazzi, quindi appena si sentiva agganciato, lui girava e se ne andava. Cosa ti fa capire questo? Che aveva l'ansia e che non era neanche capace. Quindi, cioè, lui voleva proprio rompere il cazzo alla gente che fa le scorte. E vabbè, andiamo avanti. Vai a prendere le scorte. Sono già arrivato, però ci vedrebbe anche in mezzo. Occhio. Ah, non mi prendo. Ok, ci stanno rompendo il cazzo due laser, che bello. Cosa ci fai lì da solo, triste? Se non va avanti, non è tutta. Oddio, sono un marciapiede in tangenziale. Dai, ma me l'ha fatta spunare sopra. Figlia quella dei civili. Andiamo. Quindi, regà, qua il video si spiega da solo. Sto stronzo che ci rompeva il cazzo, appena è arrivato un altro laser, ragazzi, cosa è successo? Che è durato 3 secondi. Come avete visto, appunto, vi ho zoomato nella minimappa. Appena ho incontrato un altro laser, questo è esploso. Quindi la mia supposizione era giusta. Era uno scarsone e non era capace di usare il laser. Continuiamo con il video, regà. Fammi guidare a me, va? Fammi guidare. Andiamo. Fammi guidare. Non guida! Ma perché? Vabbè. Ma che cazzo fa? No, ma dove fa bene? Ma non vuole farmi entrare! Raga, ma stiamo scherzando! Non me lo apre! Prendiamo l'altra, prendiamo questa, dai! Si frizza! Ma a me non parla, a me inizia a fare l'animazione e si toglie, prendi questo qui dietro! È vuota! Non c'è più nessuno! No, regà, ma è impossibile. Che sto vedendo? Ragazzi, cosa vi devo dire? GTA è buggato.
Noi non ci spieghiamo i motivi di questi bug. Veramente è una cosa penosa. Vi posso assicurare che è la prima volta che su Next Gen vediamo una cosa del genere. Ci siamo fatti varie domande, abbiamo trovato forse la motivazione, non è rilegata per forza solo al gioco, ma ragazzi, non dovrebbero succedere queste cose. Quindi andiamo avanti. Lo il microfono. Sali. Al magazzino. Come al magazzino? Eri qua fermo. Cambiamo lobby, Phil. Sì. Decisione. Non è per niente una cattiva idea. Pronto, ci facciamo ancora più scuola. Non c'è distrutto. E poi andiamo. Basta. Allora, ora facciamo due scelte tue. Potremmo fare questo, se vuoi. Cosa? Io ho di nuovo le mie scorte a zero. Ma come? Come? Ce le... e c'ho 180 di valore. Ma Dio santo, ma è una roba più lunga. Quindi... Quindi, veramente, raga... Quindi, se prima le scorte ti duravano due mesi, non capisco cosa sta succedendo. A sto punto facciamo un carico con il portiere. Sì. Carica via. Poi facciamo le due vendite. Abbiamo già qualcosa da comprare. Magari personale. Mi sa che me l'hanno distrutto. Mi sa anche me. Morse Mutual Insurance. Ah, guida. No, figlio, c'è qualcosa che non va con te. Perché con me? Cosa c'entro io con la macchina di prima con questa? Non è che la macchina che è rotta. Ma Fre, ma va a scatti il gioco. Allora è un problema tuo, non mio. Che cazzo gli sta succedendo? Anche perché io ti vedo guidare giusto, io. Ragazzi, a questo punto iniziamo a essere veramente confusi di ciò che sta succedendo. Non capiamo se il problema è il gioco, la connessione o che cazzo ne so. Fatemelo sapere voi nei commenti se avete un'idea, perché a noi non ce n'è venuta altro. Dove dobbiamo andare, tra l'altro? A troie, guarda, è bastato vedere. Minchia, però c'era su questo porto, eh. Sta sempre lì. Comunque sono le railgun. E poi volano anche queste. Oh! E cos'è? No, ragazzi, ma è impossibile. Cioè, non ha senso quello che sta succedendo. Sai di cos'è colpa sta fisica di merda? Ritene il tuo tablet che volevi mettere nell'ufficio del CEO. Guarda le macchine che esplodono! Ma non esplode niente. Ma com'è possibile che fa così sto gioco? E non vedi niente che esplode comunque. Dove vai? Oddio, aspetta un attimo. Un altro giro? No, vai, però dai, almeno se arriviamo preparati. Ecco, certo che il riparo mobile non ce lo siamo portato, né? La macchina la lasciamo lì. No, ma perché non mi mette la prima persona, si leva, poi io, no? A parte che non mira ai nemici la metà delle volte. Non mi punta quelli dietro i muri dall'altra parte dell'edificio. Ma quello lì non me lo prendo. Non me lo punta, però mi punta quello dietro. Mi punta quello là dietro che è nascosto dietro una cassa. Non mi punta quello lì che è davanti a me, cazzo. Devi salire, Ale. Ma insomma, ci sono i tizi là. Ok, ci pensi. Ok, andiamo. Sapevo che c'era. No, occhio, mi si è pestisecco tantissimo.
Andiamo. Ah, è vero che ho la carabina. Cos'è sto casino? Guarda cosa c'ho in mano. La railgun. Aspetta. Devi tornare giù, giusto? Andarcene via. Esatto. Bellissimo. Ehi, no, Chrome! La sega, sta arma. Oh, dov'è? Dov'è quello, però, sì? Vediamo che viene a rompere i coglioni a sto giro. Dai, speriamo di no, porca puttana. Ah, gli sparo con questo. Minchia, veramente. Cazzo, dobbiamo andare a girare la ruota al casino. Oh, è vero, cavolo, quelle cose devono farle. Le fare anche l'abbonamento. Oh, 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 oh. Vabbè, sali di qua. Sì, 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 ma questo io volevo fare. E regà, cosa vi devo aggiungere? Che per la prima volta, ogni volta che apriremo questi account, dovremo andare a girare la ruota del casino, cosa che non ho mai fatto negli altri account. Cioè, io me ne ero completamente dimenticato che esistesse quella ruota. Ah, visto, infatti. Eh? E ci vieni di là. Poi mi piaceva fare così. Prendere la panoramica. Per far inchiappettare un po' gli elicotteri, capito? Così adesso strippano, vedi. Ok, a posto. Gli ho fatto la panoramica, adesso possiamo andare. Dai, fidi. Ah. Non è giusto quella cosa. Ma stai guidando te, inutile che dici dai figli. Non è che... Impara a guidare, cazzo. Io non capisco tutte le cose che si spostano. Ora poi vedrai quando edito il video. Che mamma mia. Cose strane succedono a Hogwarts, uguale. Compaiono, scompaiono. No, anche noi entrato a guidare 9-3-4. Certo. Degli andanti di Woolbridge. Guarda, vedi? Cioè, ah, una macchina dell'arena, bravo. Grazie di avermi fatto da guardrail. Tu devi girare dall'altra parte, però, perché io devo andare qua. Ho capito che sta macchina arriva con una scatoletta di tonno. C'è tanto serio. Esatto. C'è tanto serio. Dovrebbero riasfaltarla, però. Ma dai, ma guarda quello, doveva rispettare lo stop. Sono scemato. Cioè, mi devi arrivare, fermati, stop, no? Dice la parola stessa. Esplodere. Potremmo esplodere. Minchia, la c'è addosso. Potremmo esplodere. No. Ah, è quello il bunker. Ok. Ma te lo immagini, un cristiano così che gli arriva una macchina addosso, casissimo. Quello lì è di ravicchio, che cazzo ha fatto quello? Perché c'è un altro? Fermo! Fermo! Non è maxato. Non lo so. Niente. Però vedi che hanno fatto gli aggiornamenti proprio a tutti gli stabilimenti. Non vorrei che al bunker hanno fatto anche sta roba. Perché effettivamente era davvero una rottura di coglioni, sì, farsi sei scorte. A questo punto, ragazzi, una volta fatte un paio di scorte e recuperato due spiccioli, regà, sono andato a cambiarmi, mi sono vestito un pochettino meglio perché veramente ero inguardabile, ragazzi. Bella. Ok, vabbè. Tanto ciò. Mi ho bisogno un po' più decente. That's really nice. E da oggi è tutto, ragazzi, con il secondo episodio di Carriera nel Crimine. Vi lascio in descrizione il primo episodio se non l'avete visto. E sbada bam, regà. Ci vediamo presto con il terzo episodio. Bella.